Buongiorno a tutti e a tutti, colleghe, tanto dottorande e dottorande, visto che questa è un'iniziativa del dottorato, studenti, studentesse e studenti, colleghe e colleghi, amiche ed amici. Potremmo iniziare dicendo tanto tonò che piove, perché è da tanto tempo che questa iniziativa si rimbalza nei consigli del Dipartimento, del Dottorato, nel Senato Accademico a Roma, per gli esempi del Ministro e del Ministero, e finalmente siamo arrivati a questo momento importante, per noi assolutamente importante, perché nel dottorato politica, cultura e sviluppo è il primo dottorato honoris causa che conferiamo, e al professore Maurice Aymard, come dicevo ieri, grande maestro, grande intellettuale, grande amico di noi, ma anche della Calabria e anche della Sicilia, visto che io sono siciliano, e non lo dico per casualmente, perché lui in Sicilia ha passato molto molto tempo del suo lavoro. Iniziamo con i saluti istituzionali. Il magnifico rettore dell'Università della Calabria, il professor Leone, per impegni istituzionali non può essere qui, ovviamente saluta il nostro ospite e tutti voi. Abbiamo il professore Cesare Individi, che è il delegato alla ricerca del rettore, e chi meglio di lui può fare questa introduzione, considerando anche che lui è uno scienziato hard, noi siamo un po' scienziati più soft, e Maurice Aymard è un po', tenta di fare un ponte tra le scienze hard e le scienze soft, tra le prospettive scientifiche e le prospettive umanistiche. Quindi io lascerei la parola immediatamente al professore Cesare Individi per i saluti istituzionali. Grazie. Parto subito dicendo una cosa riferita a ciò che hai detto, Francesco. La scienza, sebbene ci sia questa tendenza a dividerla in hard e non hard, è un tutt'uno. Io assolutamente sento che, nonostante ci siano differenziazioni fra le riviste indicizzate e le riviste che non si possono indicizzare, eccetera, questa differenza è superficiale. La scienza è una, non c'è nulla di hard e non hard. La fatica e la capacità che servono per studiare qualunque tipo di novità in tutti gli ambiti del sapere è esattamente la stessa. Chiusa questa parentesi, porto i saluti del rettore, che è felice di questa cerimonia, e di tutta l'università in realtà, perché questa cerimonia è una grande conquista per tutta l'Università della Calabria. E voglio soltanto in pochissimi minuti portarvi a fare una riflessione su questo evento, che parte dal fatto che, come tutti sanno, l'Italia è stata la prima a istituire una università, l'Università di Bologna, in Europa. E, diciamo, più di 900 anni or sono, e questo ovviamente ha generato tante cose. Infatti l'Università di Bologna si chiama Alma Mater Studiorum. Se ci spostiamo al dottorato, l'Italia è stata una delle ultime in Europa ad istituire il dottorato nel 1982 con un decreto ministeriale. E io me lo ricordo bene, perché ho preso il titolo di dottorato al primo ciclo di dottorato di ricerca. Quindi il dottorato in Italia riveste un particolare significato di innovazione, per cui sebbene noi siamo abituati a sentire, anche, voglio dire, a parte noi dell'università, ma anche la popolazione, è abituata a sentire laurea honoris causa, invece il dottorato honoris causa
oltre che essere un titolo, diciamo, di livello culturale, scientifico, superiore, ha anche diciamo, una innovazione sociale e culturale che è un valore aggiunto rispetto a una laurea honoris causa. Nella nostra università noi abbiamo dato soltanto 4 volte il titolo di dottorato honoris causa, 2 volte da parte del dottorato in ICT, Information Communication Technology, a 2 scienziati degli Stati Uniti e altre 2 volte a 2 scienziati, uno italiano e uno francese, da parte del dottorato di ricerca in internazionale in studi umanistici. Questo, come ha già detto Francesco, è il primo dottorato che viene conferito, dottorato honoris causa, che viene conferito dal dottorato in politica, cultura e sviluppo, e quindi diciamo continua ad aprire la strada a questi importanti eventi e cerimonie di altissimo livello culturale. Sono felice di aver introdotto con queste poche parole il professor Emar, di cui diciamo mi sono documentato ovviamente per curiosità e ho visto il valore culturale ma anche scientifico. Ci tengo ad usare la parola scientifico perché la scienza è una, come ho detto, e quindi lascio la parola ai relatori successivi e mi scuso fin da ora perché dovrò andare via per altri impegni, quindi non potrò purtroppo assistere alla cerimonia, e porgo le mie più sincere congratulazioni al professore Mani. Grazie Cesare. Nel programma è previsto ora l'intervento del professore Giappe Parini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, senza il quale per tante ragioni questa iniziativa oggi non saremmo riusciti a realizzare, compresi i soldi, ma questo lo dico fuori di qua. Grazie. Sì, soprattutto quell'aspetto lì, perché sono io che ringrazio davvero tutto il dottorato che il Dipartimento esprime, una grandissima parte, per questo onore, il primo dottorato honoris causa, una figura così importante, così, anche se lui probabilmente non lo sapeva, centrale per questo dipartimento. Un dipartimento che nasce multidisciplinare e che aspira ad essere interdisciplinare. Un dipartimento che conferisce attraverso un dottorato, un titolo così importante, ad una persona di grandissimo valore intellettuale. Ma perché di grandissimo valore intellettuale? Perché come pochi grandi riesce a tenere insieme quella conoscenza tutta di cui parlava il professor Indiveri. Perché è vero, non c'è una scienza, o meglio, non ci sono tante scienze, c'è una scienza, c'è un progetto di conoscenza che riguarda sempre la realtà umana e la si può guardare da tanti punti di vista, da tanti aspetti. Ma le scienze progrediscono per differenziazione e specializzazione. È stato anche un po' il male dovuto alla scienza in questi tempi, specializzazione. Si è arrivati momenti in cui lo storico non parlava con il sociologo, e non parliamo delle scienze arte. Figure come Aymar invece hanno pensato sempre, hanno saputo incarnare questa idea di scienza umana. È uno storico, un esimio storico, profondamente inserito nel suo metodo, nella sua tradizione, ma è uno storico che sa non solo dialogare ma metabolizzare nel suo percorso tanti tanti altri saperi, con la consapevolezza
che anche i confini scientifici più ampi mai potranno abbracciare quelli della realtà umana. Ecco, in gran parte chi fa conoscenza e chi fa scienza ha il destino di specializzarsi, perché non abbiamo le capacità di persone come Aymar, che, lo ricordo, hanno animato anche questo dipartimento sin dal principio. Penso a Giovanni Arrighi, che ha compianto Giovanni Arrighi, che ha la stessa propensione a tenere insieme le cose. Ma per fare questo ci vuole una grande, grandissima testa che ci dà un grande esempio. Una strada è percorribile, quella dell'interdisciplinarità, però noi ci limitiamo a farla in squadra, insieme. Grazie. Grazie al direttore. Io, nella qualità di coordinatore del dottorato, mi limito a leggere la breve richiesta che allora avanzammo al Senato accademico, e quindi poi arrivò al Ministero per il conferimento della laurea honoris causa, e poi dopo passiamo alla fase un po', diciamo, a clou della cerimonia, che prevede la laudatio della professoressa Marta Petrusevici e del professore Vito Teti, e quindi la lectio magistralis del professore Aymar. Quando scrivemmo questa lettera partimmo dal punto di vista che il percorso intellettuale del professore Aymar costituiva un esempio autorevole della ricerca di un proficuo dialogo tra discipline che vanno, come abbiamo detto, dalla storia all'economia, dalla sociologia alla storia locale, dall'antropologia alla geografia. Una prospettiva dunque particolarmente vicina a quello che ispira il nostro dottorato, ma anche i dipartimenti di scienze politiche. Il nostro, come gli altri dipartimenti di scienze politiche dove il professore Aymar ha lavorato e ha collaborato. Nell'attività di Amara, alla continua ricerca della comunicazione fra diversi approcci disciplinari, si è affiancato la ricerca di un dialogo tra culture, paesi e civiltà, in una prospettiva pioneristicamente globale. E questo pioneristicamente non è casuale. Uno sforzo condotto soprattutto in qualità di amministratore della Maison des Sciences de l'Homme dal 1976 al 1985, a fianco di Fernand Braudel, e successivamente in collaborazione con Clément Heller, è stato soprattutto nell'ambito della Maison che Braudel e Aymar, in piena guerra fredda, hanno portato avanti importanti progetti di creazione e sviluppo di reti di studi storici a livello mondiale, collegando l'Europa occidentale con l'Europa dell'Est e l'Unione Sovietica, l'Europa con gli USA, con il Nord Africa e la Cina. Presso la Maison, ma anche presso l'École de Haute Etude des Sciences Sociales, dove il professore Aymar è stato direttore dal 1976, si sono formati anche centinaia di giovani ricercatori italiani, e presso questa istituzione hanno operato i più eminenti storici italiani. Con l'Italia e le sue istituzioni di ricerca e di insegnamento, Maurice Aymar ha infatti sempre avuto un rapporto privilegiato che si è tradotto in numerosi studi e progetti comuni di ricerca, soprattutto nell'ambito della storia economica e degli studi sul mondo rurale e sulla pluralità dei percorsi di sviluppo. E ora veniamo a noi. Particolarmente stretto è sempre stato il rapporto e il legame con l'Università della Calabria. Un rapporto che data dai primi anni dell'esistenza dell'Ateneo Calabrese e che si esplicita nei progetti di ricerca comuni, pubblicazioni, ospitalità estesa agli studiosi, partecipazione a convegni, a comitati editoriali e direzione di riviste e collane nell'ambito delle discipline storiche, antropologiche ed economiche e sociali. Ecco, questa era una minima, la richiesta minima, un documento minimo per chiedere al Senato e al Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica, appunto, il conferimento del titolo di dottorato honoris causa. Mi fermo qui per la parte dei saluti istituzionali e passiamo invece alla parte più sostantiva della cerimonia, e invito la professoressa Marta Petrusevici e il professore Vito Teti ad accomodarsi nel tavolo per la loro laudatio. Mi perdonerete un incipit personale, prometto che sia brevissimo. Voglio dire che a Maurice Aymar mi lega l'amicizia e la
i vincoli di collaborazione da oltre 50 anni. È stato il mio mentore, è stato la guida proprio nel senso anche delle decisioni professionali e non solo, ed è stato amico. Ed è, Maurice ha una capacità dell'amicizia che è assolutamente straordinaria, e ci legano anche i percorsi scientifici di ricerca e soprattutto di prospettiva. Dunque in questi 50 anni ci siamo sempre ritrovati. E Mar descrive il suo percorso come, cito, quello di uno storico dell'epoca moderna che dal 1960 ha focalizzato le sue ricerche sulle forme e le conseguenze dello sviluppo economico dell'Europa nel corso del secondo millennio. E peraltro questa è un testo che cito da un volume uscito da un convegno tenutosi in Calabria nel 2006, che, come sottolineava Francesco Ragnolo, ha sempre visto, cioè le nostre iniziative hanno sempre incontrato la benevolenza e la generosità di Emar. In questa citazione notiamo già due categorie che sono schiettamente brodeliane: il vasto ambito spaziale e la longue durée. E Emar è brodeliano, è anche il più profondo conoscitore dell'opera e del pensiero di Brodel che io possa, a cui io possa pensare, ma oserei dire che Emar era brodeliano ancor prima dell'incontro con il maestro, per l'inclinazione etica e intellettuale, per la cultura e per la formazione. Sono brodeliani i tratti prevalenti già delle sue prime ricerche: la comparazione tra Venezia e Ragusa, Ragusa nel senso di Dubrovnik, nel XVI secolo. Oltre lo spazio e la longue durée di questa ricerca e delle sue ricerche, i tratti caratteristici sono appunto comparazioni, scambi, comunicazioni, circolazione dell'informazione, circolazione in genere, in breve le connessioni, cioè, è l'approccio intellettuale e storico ancora prima di quel che si esemplificherà in quel lavoro che svolgerà a partire del 1976. È una prospettiva, quella delle connessioni, che all'epoca era quasi sotterranea, ma era chiaramente consona a quella di Brodel. E poi Emar la porterà avanti da directeur d'études all'École des Hautes Études, nei famosi seminari di lunedì, come anche altri seminari, lavorando spesso con Jean-Yves Grenier e Gilles Postel-Vinet, cioè queste che sono transdisciplinari, e le connessioni tra le discipline, tra gli studiosi e tra gli spazi. Su ispirazione di Brodel, l'interesse di Emar si volge verso l'Italia e il Mediterraneo, però quello che emerge subito come tratto originale di Emar è l'interesse volto soprattutto verso il mondo rurale, dell'economia rurale, di cui lui scopre la vivacità, l'apertura e il profondo impegno in un'economia di... il profondo impegno in un'economia di scambi, di esportazioni a lunga distanza. A lunghi periodi di ricerche, Emar è stato fuori dalla Francia per 15 anni, credo. I lunghi periodi di ricerche tra 1959
Dunque, in seguito all'incontro di Brodel, con Brodel, è il 1976 il ritorno in Francia, Dubrovnik, Venezia, Palermo, Madrid, la docenza all'Università di Napoli, la direzione di ricerche alle École Française de Rome, e poi la scoperta della Sicilia come campo privilegiato di ricerca. Cioè, si è già parlato del fatto della Sicilia, i siciliani lodano Emar come il vero siciliano, ed è indubbiamente il siciliano adottivo, ma noi possiamo essere una seconda famiglia. E con queste ricerche Emar partecipa a quel movimento di rinnovamento della storia economica che si sta manifestando nello stesso periodo in Francia, ma anche in collegamento con Postan, e dunque le ricerche lanciate tra Annal e gli inglesi. Sono gli anni dell'uscita in Francia degli studi di Pierre Guberdi e Jean Bouvier e degli altri. E negli anni il mondo rurale diventa per Emar una prospettiva per il sud, non solo il sud dell'Europa, ma il sud del mondo. Emar preferisce il termine sud a quello della periferia o delle periferie, e dunque parliamo dei sud. E poi diventano interessi estesi al Sud America, all'Asia, all'Europa orientale. Quando sarà a capo della Maison des Sciences de l'Homme, crea dei famosi réseau di cui parlerò brevemente oltre. L'incontro da Brodel avviene, è quasi come un'esegesi biblica, direi. Cioè, sappiamo che avviene nel novembre del 1958, e Emar si sta per laureare all'École Normale e Supérieure. Brodel viene invitato lì per una conferenza sulle scienze umanistiche, e è un coup de foudre. Nel giro dei prossimi tre mesi Emar comincia le sue ricerche sotto la direzione di Brodel. È un coup de foudre seguito da Match in Heaven, proprio accoppiamento perfetto. Nei 12 anni che Emar poi trascorre all'estero, mantiene con Brodel, con cui continua a lavorare, un rapporto costante e diretto che si evolve anche in altre direzioni. Emar è tra i discepoli prediletti di Brodel, insieme a Leroy Ladurie, a Joseph Goua, forse anche a André Burguière, più tardi a Jacques Revel. Ma questo suo rapporto diretto e costante con Brodel è un rapporto particolare. Si evolve, come dicevo, su diversi piani, non solo quello dei temi della ricerca, ma anche della prospettiva e della organizzazione e promozione dell'orientamento della ricerca verso la storia mondiale. Diciamo, è l'erede acclamato dal 1976, ma è anche quello che ha contribuito, ha partecipato a questo incontro molto proficuo di Brodel con Immanuel Wallerstein, cioè con la prospettiva della World History, del sistema mondo. La sua profonda conoscenza del pensiero di Brodel e la loro affinità etica e intellettuale, quella che dicevo prima, è tale che Emar può interpretare
sempre con l'attenzione e la precisione che lo caratterizzano, la mancanza totale di presunzione, lui può interpretare anche il pensiero incompiuto di Brodeur. Io sono stata molto colpita dalla lettura di una recensione del volume postumo, un'opera ovviamente incompiuta, di Brodeur, L'identità della France, di cui è uscito il primo volume, Les Hommes et les Choses, e penso che Aimard sia l'unico che possa, come dire, indicare senza appunto presunzione come, che cosa sarebbe venuto in seguito. E non a caso Aimard è curatore insieme alla figlia Françoise, recentemente deceduta, dell'archivio delle carte di Brodeur. Nel 1976 è chiamato da Brodeur come administrateur adjoint della Maison des Sciences de l'Homme, che è un'istituzione fondata dallo stesso Brodeur con Clemens Keller. Alla fine degli anni 60, Brodeur muore nell'85 e Maurice co-dirigerà Un messaggio a fianco di Keller fino al 92 e assumerà questa doppia successione nel 1992, che porterà avanti fino al 2005. Sono 30 anni di una attività da grandissimo organizzatore e gestore degli scambi di studiosi su scala mondiale. Un messaggio promuove e sponsorizza le ricerche in giro per il mondo. Nell'Europa orientale è stato già menzionato, in piena guerra fredda, come dire, individuando quelle sfere grigie che potevano sfuggire al controllo in quegli anni meno ossessivo di prima e del presente. In alcuni, Europa orientale sotto il comunismo, America Latina, la Cina, la Russia, la Spagna, l'Italia con una notevole incidenza del Mezzogiorno e poi anche Algeria, Tunisia e le grandi ricerche lanciate sulla Mediterranea asiatica. Gli obiettivi che si prefigge sono sempre quelli che caratterizzano le sue ricerche, cioè che ispirano le sue ricerche, sono costanti: riunire nelle reti tutti gli studiosi che si interessano dei temi che potrebbero far parte di un lavoro comune, creare le condizioni per un lavoro congiunto con lo scopo, senza alcuna competizione, di esplorare le direzioni di ricerca che le istituzioni esistenti, non solo in Francia ma in giro per il mondo, come funzionano al momento, non hanno nella loro prospettiva di supportare, e di farlo ovviamente con e per gli stessi ricercatori. E la stretta collaborazione e la coabitazione nel mitico Boulevard Raspail 54 con l'École des Hautes Études permette agli ospiti delle Message, anche giovanissimi, anche studenti sbarbati, il contatto negli altri tanto mitici seminari, non solo per il lunedì, ma centinaia di seminari, con tutti i grandi nomi dell'antropologia, delle scienze sociali, della storia, della teoria francese, con la partecipazione attiva delle Message. Nel 1976-77 sorge alla SUNY Binghamton, in the middle of nowhere, upstate New York, il Fernand Brodeur Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations, cioè vediamo l'ispirazione di Annale, l'ispirazione brodeliana, dove insegnerà anche il nostro Giovanni Arrighi. Nel 2001 alle Message Aimard crea
le réseaux Asie, o la réseau Asie e tante altre. Nasce nel 79 la collana editoriale Studies in Modern Capitalism, che è un'iniziativa congiunta di Fernand Braudel Center con la Maison des Sciences de l'Homme e il comitato editoriale e la Cambridge University Press, scusate, è quella che la pubblica insieme con le edizioni di Maison des Sciences de l'Homme. Il comitato editoriale è composto da Aimar, Jacques Revel e Emmanuel Wallerstein. Aimar curerà il primo volume della serie, Capitalismo Landais, Capitalismo Mondiale, doppio titolo, Dutch Capitalism and World Capitalism. E poi ha partecipato, promuovendole anche, a tante grandi opere, quasi il Ponte sullo Stretto, e ha curato con Giarrizzo il volume Sicilia, se ne è parlato ieri, della storia Italia, le regioni, c'è questa grande opera di Einaudi in 12 volumi, con Perry Anderson, Paul Bayrog, Walter Barberis e Carlo Ginzburg, è curatore della editor della storia d'Europa sempre di Einaudi, ci sono anche i suoi saggi dentro, ma è curatore dell'insieme, un'opera in 5 volumi che poi ha avuto seguito anche questo, con Hélène Arweiler dell'opera Les Européennes, con Claude Grignon, François Sabin, l'opera di Le Temps à manger. E bisogna dire che, a differenza di tanti altri casi nel mondo, la comunità scientifica mondiale li è riconoscente. E questo è testimoniato dai numerosi dottorati e lauree honoris causa che, insomma, non cito l'Académie des Sciences de Russie perché è un bel ricordo che c'è stato un periodo, dell'Università di Macerata, ovviamente l'Università di Catania, l'Università di Bologna, è membro in straniero dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia delle Scienze della Russia, dell'Accademia Polacca delle Scienze. E non è l'ultima, è l'amico della Calabria, dell'Università della Calabria, è stato già detto fin proprio dagli inizi, partecipazione ai convegni, ai workshop, l'ospitalità estesa agli studenti, ai primi dottorandi, ai mezzi dottorandi, agli studiosi di tutti i tipi, e molti dei presenti lo possono testimoniare, così come tanti altri che, non potendo essere presenti, stanno avviando i massaggi di rallegramenti, ringraziamenti, stima e amicizia. Io voglio solo menzionare la sua partecipazione e contributo anche all'organizzazione dei 3 memorabili convegni. Nel 1978 Wallerstein viene presentato all'Italia, all'Università della Calabria, un convegno memorabile organizzato, promosso da Giovanni Arrighi. E non mi dire che è già passato da Milano, perché forse era vero, ma non era vero. Ma poi c'è un convegno di cui Alda Cavazzani conserva l'archivio, e noi dobbiamo assolutamente arrivarci, ed è un convegno dove abbiamo il Gotha del sistema mondiale. E poi il workshop nel 2006, workshop Come studiare il Sud, How to Study the South, tenuto per una settimana in Sila, è l'unica. E poi nel 2016 Capitalist Development in Hostile Environments, in onore e in memoria del lavoro di Giovanni Arrighi, che ancora attende la pubblicazione degli atti. Ecco, io credo che da queste cose che ho raccontato traspaiono anche gli straordinari attributi umani
di Aimar, la generosità, la curiosità, l'apertura, la semplicità, la totale assenza di boria, la schiettezza e il senso dell'umor. E gli siamo riconoscenti per tutto il suo lavoro, onorati di averlo dottor honoris causa della nostra università. Beh, la figura del professor Aimar è così enorme che avevamo bisogno di due laureati, non di una. Quindi questo è un po', diciamo, una rottura del cerimoniale. Allora, il professore Vito Teti. Sarei davvero presuntuoso se dinanzi a un pubblico di studiosi, storici, economisti, sociologi che conoscono bene la figura di Maurice Aimar immaginassi di poter dire delle cose davvero nuove e clamorose. E tuttavia, quasi per fare da controcanto al titolo della sua lectio, quello che debbo al Sud, grosso modo, io vorrei dire brevemente quello che il Sud deve a Maurice, in parte l'ha detto collocandolo in un contesto più globale benissimo Marta, e forse quello che debbo io, non in quanto Vito Teti ma in quanto giovane studioso che ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscere Maurice Aimar nel 76, quando gli portai un libro, Il panno a Befola resta, a Roma. Io avevo 26 anni, quindi consentitemi questa emozione, questa riflessione sul passare del tempo. E Maurice aveva 40 anni, era un giovane bello e affascinante, con un grande carisma, e la cosa che mi colpì era la sua capacità di ascolto, di attenzione e poi di mettere ad agio l'interlocutore e di incominciare con generosità a dire quello che pensava di quanto tu gli prospettavi e a dare delle indicazioni preziosissime. E come vi dicevo, io penso che lo sguardo critico di Maurice Aimar, che tiene insieme la lunga durata e la dimensione orizzontale della storia, la diacronia e la sincronia, i secoli e i giorni, è stato uno stimolo importante non solo per gli storici o per gli studiosi di scienze sociali, ma più in generale per tutti quelli che, pur provenendo da discipline diverse, si impegnano con uno sguardo critico sugli accadimenti di angoli diversi del mondo. Marta ha raccontato fin nei dettagli più profondi dal punto di vista culturale il rapporto di Aimar con Fernand Braudel, e Aimar iscrive tutta la sua storia, almeno quella iniziale, accanto al maestro, accanto a Les Annales, e l'aria con la quale si misura, qui sfioro la banalità, è il Mediterraneo, però lo fa
in un momento in cui il Mediterraneo non era più il grande luogo di scambi, di commerci, di traffici, di mescolanze, di migrazioni che non somigliano a quelle di oggi, lo fa quando questa unità del Mediterraneo, in tessuto di storia e di storia, questa parte della terra che ha visto la diffusione e l'elaborazione di civiltà insieme rurale e mercantile, questo Mediterraneo comincia ad essere intaccato nella sua storia, forse nella sua ragione di essere. Le migrazioni, gli scambi, la negoziazione di senso che per addizione hanno costruito l'identità del Mediterraneo, la stessa pensabilità e il racconto di quell'area sembrano essere causa della disgregazione in un mondo orizzontale che non si cura della memoria storica. Non cito molti nomi, non cito molti libri, poi li troverete, però il saggio sulle migrazioni pubblicato nel Mediterraneo di Brodelle, secondo me, è molto attuale e molto emblematico da questo punto di vista. Da Brodelle prende, tra l'altro, rivendicandolo per la storia, l'infinita complessità del sociale. I francesi in un altro contesto avevano parlato di fatto sociale totale. La molteplicità delle innumerevoli strade del tempo. E la cosa che a me interessa e che interessa è che i modelli, anche la stessa lunga durata, sono visti come semplificazioni. Sono di natura provvisoria, devono essere sempre sottoposti alla prova della realtà. Come, con una bella metafora, adoperata da Brodelle e Mar, navi uscite dal cantiere che bisogna osservare nella navigazione per vedere se calano a picco oppure meno. Quindi ogni modellizzazione per lo storico è sempre un'approssimazione che però è indispensabile per rilanciare l'analisi. Chi ha avuto la fortuna ieri di ascoltare questa bella lezione di Morissi capisce meglio di cosa stia parlando. E la stessa idea della lunga durata sarà sempre un modello di interpretazione tra i tanti possibili. E in questa visione che Marra propone un allargamento straordinario del metodo di lavoro, soprattutto in relazione alle fonti da utilizzare, al modo di leggerle e di gestirle, più nello specifico allo studio del rapporto complesso tra la fonte e l'autore che l'ha prodotta. Questo a me sembra un nodo cruciale e che in qualche modo, consapevole o meno, ha contribuito a caricarla del senso che oggi dobbiamo essere in grado di decostruire e interpretare per riuscire a leggere gli accadimenti del passato. Marta ha ricordato la genealogia del pensiero e dell'opera di Aimar. Indubbiamente questo passaggio da Venezia
e Dubrovnik alla Sicilia nel 64 come terreno d'inchiesta, costituisce una rottura, una differenziazione rispetto al prima, da quanti invece si erano misurati con il cosiddetto quadrilatero sviluppato dell'Italia, Milano, Venezia, Firenze e Genova, in un arco di tempo che poi andava dal 200 al 500, il pregevole, paziente, attento lavoro d'archivio fa emergere una realtà poco conosciuta, colta nella sua suggestiva dinamicità. È una società, lo ricordava anche Marta, innanzitutto rurale, un'economia prevalentemente agricola, un'altra dimensione meno studiata dagli storici del tempo. Salto dei passaggi, delle spiegazioni, dei legami, però se un sud c'era, bisognava riconoscere i suoi tratti strutturali ed era possibile farlo analizzando la Sicilia tra il 200 e il 300, ricostruendo poi i modi in cui tra il 500 e il 700 nasce una nuova narrazione del sud e tende a mettere in forma questa narrazione il tema dei ritardi culturali e sociali del sud. Il sud, scrive Aymar, si presenta con la dipendenza di chi ha perduto il controllo economico e affrontato l'età industriale con ritardo. Non vorrei sbagliare, ma mi pare che nel saggio pubblicato nel volume curato da Marta, ricostruendo una parte del suo percorso, Aymar parla esplicitamente di invertire lo sguardo, di collocarsi da un altro punto di vista. Se voi ci pensate bene, gli amici che oggi si ritrovano, per esempio, in riabitare l'Italia, nel gruppo della Ronselli, i De Rossi, noi stessi, e in qualche modo trovano questa necessità di invertire lo sguardo, di cambiare prospettiva, e di guardare il nord dal sud o Cassano, il di sud dal sud. Morissi questo lo diceva un po' prima e in altri modi ovviamente. Come poneva il problema, anche se non adopera il termine o lo adopera poco, di fare diventare centro la campagna e di guardare la città della campagna. La lunga durata che siamo tentati di attribuire al sud non ci dispensa da restituire a questa storia il suo carattere aperto o perlomeno mai totalmente predeterminato, ma sempre suscettibili di biforcazioni sorprendenti. Non è mai nulla scontato. La storia può andare in una direzione o nell'altra, e quindi la lunga durata non è semplicemente il passato, ma ciò che nel passato spiega il presente, altrimenti non avrebbe senso. E quindi in particolare la presenza del passato nel presente
mantenuta viva e attiva nelle decisioni, dai gesti, dai modi di vivere, di pensare, di agire, di individui che hanno operato all'interno di quel mondo. Scivolando, spero non troppo pericolosamente, verso ambiti di cui mi occupo, questi studi di Amarra, per esempio alcune indagini sulla Sicilia di inizio anni 90, mi sono fondamentali per cogliere le logiche dello spopolamento delle aree interne o per decostruire un certo immaginario che associa il Mediterraneo non a uno spazio lacerato di conflitti, ma a un luogo di vacanza, il luogo del turismo, del dolce far niente, la morte di quella vecchia civiltà. I riferimenti istituzionali, intellettuali, culturali di Brodello, ha ricordato Emarra, sono tantissimi, anche per i riferimenti che sono stati fatti ieri. Io vorrei ricordare come c'era questo forte dialogo persino con l'antropologia, dico persino e dovrei spiegare perché, ma spiegheremo poi, con Lévi-Strauss, con Foucault, con Bourdieu, con Nussbaum, con Ranger, con il loro discorso sull'invenzione della tradizione. E Marra pone sempre l'accento sui meccanismi di costruzione attiva delle tradizioni, rifiutando dunque la visione semplicistica della pura trasmissione passiva. I saperi sono sempre situati e ogni tradizione trova la sua forma in una storia, è databile nel tempo, collocabile in uno spazio. Di più, ogni tradizione è attribuibile ad attori sociali e istituzionali identificabili e vengono reinterpretati più o meno liberamente dalle generazioni successive in funzione dei bisogni del momento. Non è possibile restituire la complessità, l'originalità del pensiero di Maurice Marra, ma sento il dovere di ricordare che devo molto, tantissimo, alle nostre conversazioni quando mi si sollecitava. Cominciavo ad occuparmi di antropologia dell'alimentazione, a non assolutizzare le fonti folcloriche. Quello di non assolutizzare le fonti è stato sempre un insegnamento di Maurice, a lavorare sempre per la contestualizzazione delle fonti, a rifugire da costruzioni reificati e astoriche, perché le fonti sono create dall'uomo. Devo dire che proveniente da una tradizione che in qualche modo faceva riferimento al meridionalismo classico, che Maurice conosceva benissimo, a Gramsci, a De Martino, venivo confermato da un altro angolo, da un'altra prospettiva, in quelle che erano le mie posizioni e che affinavo con, immagino, discreto risultato. Avete visto l'apertura che Maurice fa oggi alle nuove fonti archeologiche, a questo ritorno all'indietro di centinaia di migliaia di anni fa, e quindi questa scommessa di trovare un tempo più all'indietro, e questa scommessa
che in qualche modo gli permette di vedere in maniera diversa tematiche che possono sembrare banali, ma io vi vorrei ricordare, lo ringrazio Morissi, perché proprio qui, in un volume curato dalla Fondazione Caricar, scrive un bellissimo saggio sulla critica della dieta mediterranea. Forse Morissi non lo ricordo, che è secondo me la più lucida critica culturale fondata nei confronti di questa invenzione americana, che veniva passata come una costruzione di dieta generalizzabile, sobria, frugale, equilibrata, e Morissi dimostra che c'era una mitologia e un'ideologia dietro tutto questo. Vado verso le conclusioni, mi scuserete, e ricordo un'altra cosa per me importante, e spero anche per altri. Nel 76 Emar mi consigliava di raccogliere le biografie alimentari delle persone, degli anziani, dell'universo tradizionale, le testimonianze degli individui relative al loro legame con il cibo, le disponibilità alimentari. Le biografie degli individui del passato ti consentivano, come avveniva per la storia più generale, di cogliere gli elementi di una storia complessa, di leggere per cerchi concentrici le dinamiche della grande storia, di vedere continuità e rotture nella vita di un individuo. Cosa significava nella vita di un individuo o di una società una guerra, una carestia, un'alluvione, una catastrofe, la perdita di un genitore, una crisi agraria, agricola, ecologica di qualche anno? Siamo lontani da questo mondo contadino tutto compatto o pacificato o appiattito nello stereotipo del mondo tutto uguale. E la necessità di privilegiare le memorie comuni, questo è un altro aspetto importante, che sono necessarie per affrontare i nuovi problemi relativi al presente della nostra società, al loro futuro, ma non meno al loro passato. La soluzione, afferma Emarra, passa attraverso alcuni cambiamenti fondamentali dei nostri sistemi di insegnamento. Dedica belle pagine a questo problema. Delle carriere degli studenti, dei professori, dei ricercatori, e l'accento che da ultimo mette sulle nuove conoscenze, il multilinguismo, che è una necessità, un obbligo. L'Europa può essere considerata come un laboratorio eccezionale dove il confronto delle situazioni e delle dinamiche locali permette allo studioso di rimettere in questione le proprie categorie, la vecchia egemonia europea, l'eurocentrismo, la vecchia egemonia sulle scienze sociali e morali. Le conseguenze di questo fenomeno possono essere positive se esso si identifica con una forma di riappropriazione delle produzioni di conoscenza da parte delle società coinvolte, e nello stesso tempo con l'elaborazione dei nuovi concetti, di nuove categorie descrittive e di nuove classificazioni.
Ieri, per esempio, abbiamo visto con quanta lucidità, con quanta apertura e anche forse con quanto drammaticità si interroga sul rapporto tra storia, filosofia della storia e tempo, come si interroga sul fatto che siamo passati, per alcuni, per gli studiosi dall'antropocene, da l'idea del tempo lineare a un'idea del tempo circolare, a un mondo che non ha più l'idea di futuro e che le parole che adopera di più sono fine del mondo o di un mondo, apocalisse, crisi climatica, mutamenti imprevedibili che giustamente, dice Maurice Mario, io non sono in grado di prevedere perché non è un profeta per il re. E io poi stanotte, dormendo poco come capita, ho pensato che la civiltà del Mediterraneo, il termine civiltà che in qualche modo accomuna in maniera diversa civiltà, cultura, storici, antropologi, scienze sociali, con declinazioni e significati diversi nelle differenti nazioni europee, basta pensare per esempio alla Germania, la civiltà del Mediterraneo è un fatto storico ed è un fatto di elaborazione degli uomini in società. Quali problemi invece ci pone il problema in cui, nel momento in cui la civiltà non è più inventata dagli uomini, ma è inventata dalle macchine. E dalle macchine che sono non più strumenti, ma sono senza telos e sono esse stesse mezzo. Allora rispetto a questo, come dice Galimberti, come dicono tanti, forse c'è bisogno dell'etica del viandante, della scoperta di nuove strade, quello che dice Marra. Per questo io penso che l'ethos delle ricerche di Marra, il valore delle sue opere, soprattutto in questo momento, siano fondamentali. Perché il discorso sull'Europa, Maurice è un antesignano di questa discussione e da molto tempo afferma che il compito che ci sta davanti è quello di superare le frontiere nazionali delle scuole e delle lingue. Nuove categorie descrittive, nuove classificazioni, ethos. Ciò crea la possibilità di un rilancio, veniva parlato, della comparazione su scala allargata, con nuovi partner, su una nuova base di parità intellettuale. Il discorso di una storia, di una sociologia, di un'antropologia non scritta dalle donne, per esempio. Noi europei, dice Marra, saremo tanto più capaci di giocare un ruolo decisivo su scala mondiale quando avremo imparato a governare la nostra trasformazione in società multietniche, multireligiose, multiculturali.
In definitiva, con una parola, vorrei dire che Maurice Marra è un maestro. Io lo ringrazio anche per la sua disponibilità e generosità nel seguire i miei studi, nel partecipare, lo ricordava Marta, a lavori iniziativi che anch'io ho proposto. Per me resta, di questi tempi non è poco, anche un modello di attaccamento al lavoro, al mestiere, di dedizione, di passione intellettuale. E fatemelo dire, perché anche questo non è molto consueto nel nostro ambiente, un modello di gentilezza, di garbo, di signorilità intellettuale e umana. Per il valore dell'uomo e dello studioso, credo che il conferimento da parte di questo dottorato, da parte da un'Unical che pensa e si allarga e guarda al luogo e guarda al mondo, questo dottorato costituisca un importante arricchimento per la nostra comunità scientifica. Grazie. La ringrazio, la ringrazio, anche grazie ad un lavoro del Dipartimento del Direttore, verranno pubblicate, noi abbiamo una stamperia autonoma del Dipartimento, verranno pubblicate in un volumetto e quindi restituite al pubblico. Ma a questo punto passiamo la parola al professor Aymar, che come lectio magistralis ha per titolo Il mio debito verso il sud d'Italia. Sono io. Passo il microfono. Arriva dopo, adesso, dopo tutti gli elogi eccessivi che mi sono stati attribuiti, che sono stati formulati su di me, il momento più difficile, il momento dei ringraziamenti. Le autorità accademiche hanno deciso, su proposta di due amici che vengono da lontano, Massa e Vito, di conferirmi un titolo accademico prestigioso già alcuni anni fa, e la consegna ufficiale di questo titolo accade oggi. Questa decisione è stata per me una causa di ha provocato in me una grande gioia che non so esprimere, e vorrei cominciare per dire a voi grazie dal fondo del mio cuore. Ho percepito la generosità che è stata la vostra di volere riconoscere un merito sufficiente per giustificare la vostra decisione ai lavori che avevo potuto portare al loro termine durante una vita ormai lunga. 60 anni sono passati qualche giorno fa dopo la mia decisione di dedicare alla Sicilia dell'età moderna i due anni di ricerca a tempo pieno, senza nessun altro impegno, in Italia, che stavano per essermi accordate dalla Scuola Francese di Roma. Questa scelta non lo sapevo all'epoca ancora, ha orientato tutto il dopo della mia carriera e mi porta oggi di fronte a voi. Ma la gratitudine che vi voglio esprimere è tanto più profonda che ho percepito la vostra decisione, e ciò che i vostri interventi di oggi mi lo confermano. Ho interpretato la vostra decisione come un gesto di amicizia, e l'amicizia è il valore che pongo da
molto tempo al di sopra di tutti gli altri valori. Mi avete riconosciuto come, essendo come membro, a conto a voi, uno dei vostri compagni di strada, come qualcuno che avrebbe acquisito una forma di diritto di cittadinanza nella vostra comunità scientifica, che mi permette di sentirmi a casa da voi senza mai sentirmi uno straniero, ogni volta che ho l'occasione di tornare nel vostro paese, nella vostra regione, e che la possibilità me ne è data. E questo è il motivo che ha ispirato l'idea di un debito personale del tutto particolare alla totalità di questo sud del vostro paese. L'idea si è imposta a me quando mi è stato richiesto, avevo esitato per molto tempo, richiesto di proporre un titolo per il mio intervento di oggi. Il modo migliore per dimostrarvi che ho un grande debito verso di voi è stato di ripercorrere di fronte a voi le tappe successive di questa lunga strada che è stata la mia. Molti elementi su queste tappe sono state ricordate negli interventi precedenti. Vi vorrei soltanto dire con una certa umiltà come li ho vissute dall'interno. Una cosa è sicura: nessuna scelta era stata fatta in partenza. L'anno dei miei 20 anni, quando sono stato ammesso alla scuola normale superiore, neppure la decisione di fare una carriera di storico era un'opzione, non la sola. Avevo passato i miei primi esami alla Sorbona, stavo per terminare il mio triennio di studi alla Sorbona, durante il mio primo anno alla normale. Avrei passato dopo il concorso della graduazione della cattedra liceale, ma per fare che cosa dopo non lo sapevo. Non avevo ancora un'idea precisa, stavo esitando. La storia, come mi era stata insegnata al liceo e poi soprattutto alla Sorbona, alla metà degli anni 50 rimaneva, non utilizzavo questa parola, molto tradizionale. La lettura delle annali non l'aveva raggiunto, o soltanto da molto lontano, al di fuori dei più giovani, più grandi di me, ma più giovani dei professori titolari, membri della generazione nata alla metà degli anni 20, che avevano avuto la fortuna di raggiungere nel 1944-45 l'età di 20 anni, e quando la strada si apriva di fronte a loro, in un'epoca dove la maggioranza era ancora fissata a 21 anni, non dobbiamo dimenticare. In Francia la rivoluzione francese rimaneva ancora il nucleo centrale dei dibattiti, come forse anche in Italia il risorgimento. La liberazione e la fine della guerra avevano rimesso nel mio paese all'ordine del giorno il volontarismo giacobino. L'obiettivo era di modernizzare il paese a ogni costo, di ridargli fiducia nel suo futuro, di eliminare tutti i freni che avevano portato la Francia alla disfatta dell'estate 1940, all'occupazione tedesca, alla collaborazione scelta dal governo di Vichy, pronto a tutte le concessioni, pure le più vergognose. Il momento sembra che era venuto di scegliere
fra i modelli che proponevano i due vincitori principali della guerra, l'americano e il sovietico. Da parte mia, esitavo fra due strade, quella delle scienze politiche che provavano di attrarre verso di loro i giovani storici, soprattutto della normale, verso il concorso della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica, il famoso ENAC, che è rimasto a lungo un modello da imitare in Italia e di cui cercavo di convincere i miei colleghi che non era affatto un modello. L'altra scelta era di imparare una lingua extraeuropea per abbandonare la storia di Francia e specializzarmi su un'altra parte del mondo dove tutto sarebbe stato da costruire. Quale paese? La Cina, il Giappone, ho sentito le varie corsi alla scuola delle lingue orientali e ho scelto finalmente il turco, pure se percepivo che passare dopo dal turco moderno introdotto da Kemal Atatürk alla lettura dei documenti del passato scritti in caratteri arabi e in lingua ottomana rischiava di essere una impresa di lunghissima durata. E la mia reazione era che non volevo aspettare a lungo, volevo entrare nel vivo, nella dimensione viva dei problemi. Per fortuna in questo momento, in questo periodo di esitazione, il caso è stato generoso per me e ha sciolto le mie esitazioni e i miei dubbi. O per non esattamente il caso, per essere più preciso, è stato ciò che ho vissuto all'epoca come il caso, per scoprire che questo caso era stato concepito, provocato all'interno stesso del piccolo ambiente intellettuale nel quale vivevo ormai. L'iniziativa che era stata presa da un piccolo gruppo di giovani ricercatori, ex membri, ex allievi della normale, che appartenevano tutti e quattro a questa generazione che arriva a 20 anni nel 44-45. Due storici, Jacques Le Goff, un medievalista, e Pierre Janin, modernista, specialista della storia economica dell'Europa del Nord e del Baltico, e un sociologo Alain Touraine che aveva studiato storia e non filosofia come la maggioranza dei nostri sociologi del dopoguerra, e un geografo, Marcel Roncaillou. Tutti quattro erano membri eminenti di ciò che possiamo chiamare l'élite emergente, dimostrata, giustificata dai primi lavori che avevano pubblicato, di questa stessa generazione, e avevano convinto il direttore della scuola, Jean Hippolyte, un filosofo, professore alla Sorbonne, in Sorbonne, che era stato uno degli introduttori del pensiero di Hegel in Francia, e l'avevano convinto di organizzare nell'anno 58-59 un ciclo di lezione dedicato alle scienze umane. Era un periodo dove si esitava fra scienze umane e scienze sociali, e scienze umane sembrava più accettabili, meno rivoluzionario. E per questo, aprire questo ciclo, avevano proposto il nome di Fernand Braudel, la stella in piena ascensione all'epoca, che nei due anni precedenti aveva accumulato sulla sua persona, dopo la morte di Lucien Febvre nel settembre 1956, tutta l'eredità di Lucien Febvre. Aveva già
il posto di professore al Collège de France, dove sarà stato eletto nel 49. Il Collège de France è una cosa che per la sua origine un collegio accademico fondato da Francesco I nei primi decenni del Cinquecento per insegnare al di fuori dell'università tutte le discipline che l'università dell'epoca, specializzata nella teologia, nel diritto e nella medicina, non insegnavano. E è stata sempre la missione del Collège de France. Secondo posto di potere era la direzione stessa della rivista, Le Annales, e la presidenza, la terza era la presidenza della stessa sessione dell'École pratique des hautes études, una sessione fondata, appena fondata nel 48, sotto il nome di sessione delle scienze economiche e sociali, ma dove gli storici avevano preso il potere e avrebbero governato in modo continuo fino al 1985. In posizione forte, Febvre, riassumendo la situazione in Francia dopo queste creazioni, aveva detto le Annales ormai sono le Annales più la stessa sessione dell'École pratique, cioè un luogo dove vanno a fare dei corsi, però organizzare tutto l'insegnamento sotto la forma di seminari. Un seminario significava un problema da formulare, da spiegare, una proposta, un primo intervento fatto dal titolare o da uno dei suoi invitati e una discussione con i partecipanti al seminario, una discussione che doveva essere una discussione attiva e non un modo di ascoltare in modo passivo. E Baudel in più aveva una opera, come era il suo vero passaporto, cioè un libro pubblicato qualche anno prima, nel 49, di cui si cominciava a parlare spesso in modo critico, per altri in modo che lo considerava come giustamente rivoluzionario. Il libro veniva a rovesciare tutte le regole canoniche della ricerca e della scrittura della storia, un cambio che molti criticavano, che si opponevano a lui e che provocava una forma di divisione in due campi nell'ambiente degli storici, fra gli antichi e i moderni. E questa divisione dell'ambiente era anche una divisione secondo la divisione fra diverse generazioni. Da una parte la maggioranza dei membri dell'establishment universitario e una minorità, e invece di fronte a loro una minoranza attiva, nel senso dato da Ser Moscovici a questa formulazione, una minoranza attiva di giovani ricercatori che cercavano delle strade nuove per costruire la loro stessa carriera scientifica, però che cercavano anche appoggi all'interno dell'establishment universitari che li potrebbe aiutare a imporsi e a trovare il loro posto all'interno del mondo della ricerca. Baudel rappresentava, per suo esempio personale, per il suo potere accademico, alla testa di istituzioni nuovamente create al di fuori delle università, nel senso stretto della parola,
e dunque delle istituzioni più libere nell'ufficialmento, nel loro reclutamento, il tipo di appoggio, il tipo di appoggio di cui avevano bisogno. Tutto ciò non lo sapevo all'epoca, in questo giorno di novembre del 58, dove ho sentito e poi dopo incontrato Brodel per la prima volta. Non avevo letto il suo libro sul Mediterraneo del Cinquecento, un'opera imponente, 800 pagine, che aveva il suo titolo, il suo statuto di dottorato dello Stato, le sue dimensioni, il suo soggetto, il periodo che non avevo mai, che non era mai stato proposto nei programmi dei corsi che avevo seguito e degli esami che avevo dovuto preparare. Era un tipo di libro che diceva l'importanza, bisogna leggerlo, che poteva anche scoraggiare un giovane studente che aveva fretta e che preferiva, come parecchi dei studenti di oggi, le sintesi più brevi, più facili da più facili di accesso e più direttamente utili. Non sapevo che questo libro, scritto e riscritto più volte in Germania fra il 40 e il 40, fra giugno 40 e maggio 45, in un campo di prigionieri di guerra, dopo più di 10 anni di ricerche nelle biblioteche e gli archivi di tutto il Mediterraneo occidentale, sulla base dei suoi ricordi, visto che era completamente, non aveva nessun contatto con i suoi appuntamenti conservati nel sottosuolo, nella cava del suo appartamento parigino. Una forma di romanzo scritto da memoria, un po' liberato dal peso determinante delle fonti. Non sapevo neppure che la sua costruzione, la redazione di questo libro, erano state il punto d'arrivo di uno rovesciamento completo dei termini dell'argomento che gli aveva proposto il suo direttore di dottorato, lo storico dell'economia Henri Oser. Il titolo proposto era Filippo II e la politica esterna della Spagna nel Mediterraneo, e Brodel ne aveva fatto il Mediterraneo e il mondo mediterraneo, cioè ecco l'eroe, ecco il centro, non Filippo II, però il Mediterraneo e il mondo mediterraneo, e Filippo II determinava, era l'indicazione, era uno dei personaggi secondari, enfin, importanti, però secondari, che fissava la cronologia. Invece era il mare, le sue isole, i territori che lo circondavano, con dei limiti da precisare, che erano abbastanza elastiche, dunque dei termini, delle parole geografiche che erano promosse allo statuto di personaggi storici, e Filippo II si trovava rimandato al secondo piano con il doppio ruolo di quadro cronologico, perché il suo regno lungo copriva la quasi totalità della seconda metà del Cinquecento, e poi di attore politico che aveva dedicato una larga parte della sua vita, dei suoi sforzi, delle risorse enormi, ma sempre insufficienti, del suo impero, un impero ormai mondiale sul quale il sole non spariva mai. Aveva dedicato la sua energia a controllare questo spazio marittimo e terrestre, però aveva dovuto finalmente limitarsi, a consentarsi di una vittoria senza
futuro dopo Lepanto, o col solo futuro uno statu quo contro l'impero ottomano, e aveva dovuto riorientare tutti i suoi sforzi su altri fronti più preoccupanti. Questa inversione delle prospettive aveva portato Rosella a distinguere, lo vorrei riassumere rapidamente, tre letture differenti, successive, e tre temporalità. Gli storici erano familiari di un tempo lineare, che progredisce regolarmente. Rosella divideva il tempo in tre forme, in tre tempi diversi, con una velocità di progressione differente. La prima era la lunga durata plurimillenare della geografia e parte dell'etnografia, soprattutto della costruzione umana dello spazio, del mare e del mondo intorno al Mediterraneo. Una vera, per me, io parlerei volentieri di una storia dell'ambiente come costruzione umana, partendo evidentemente dai limiti imposti dalla geologia, dal clima, eccetera, eccetera. Questa costruzione umana era fatta di successi, di fallimenti, di adattazione successiva, di cui le soluzioni, però anche i limiti non superabili, costituivano il quadro durevole della vita delle società umane, che non era immobile, però si modificava molto lentamente e sempre, o più spesso, in modo marginale. Dava l'illusione dell'immobilità, perché il cambiamento era troppo lontano. Basta pensare alle nostre alimentazioni. La vite e l'ulivo si sono imposte molto presto intorno al Mediterraneo come piante di civiltà. Però il Mediterraneo ha accolto a partire del primo millennio una serie di molte piante che venivano dell'Asia, la canna da zucchero, coltivato per esempio per alcuni secoli sulle coste della Calabria meridionale e della Sicilia, che ho finalmente ha abbandonato l'Europa per essere trasferita dall'altra parte dell'Atlantico. Però il Mediterraneo ha conservato per se stesso, con i meloni, le melanzane, i carciofi e le prugne. Voi sapete che l'italiano ha eliminato l'articolo arabo all'inizio della parola. Voi dite melanzane, noi diciamo aubergine, voi dite carciofi e noi diciamo artichaut, che ha tradotto al carciuf dell'arabo, eccetera, eccetera. Vuol dire che molte di queste piante, di queste verdure, di quelle delle frutte dei nostri pranzi quotidiani, sono venuti da fuori e sono rimasti. Però evidentemente lo storico può puntare le prime notazioni della presenza di una coltivazione. Nessun documento dice è stata una rivoluzione, non se ne parlava prima e si parla adesso come una realtà perfettamente incorporata. Poi con la Mediterraneo ha colto nella seconda metà del secondo millennio il Gran Turco, il pomodoro, il pimento, la patate, come ce l'aveva ricordato Vito Tetti parlando della cucina calabrese, definita come considerata come la più tradizionale
e che ha realmente incorporato queste, accettato queste piogge nell'Ottocento. Questo è l'esempio dell'alimentazione, è una bella illustrazione di questi frequenti processi di invenzione della tradizione sui quali Jacobs Boom e Terence Hopkins hanno attratto, hanno provocato la nostra attenzione e che Vito ha appena ricordato. La seconda temporalità è quella delle società, delle economie, delle civiltà, delle costruzioni politiche statali o non statali, delle forme della guerra, tutte hanno questi oggetti o realtà storiche sono state, si considerano e si pongono sotto il segno della durata e di una certa permanenza, però le loro evoluzioni nel tempo, talvolta silenziose, talvolta invece osservate e registrate dalle fonti, ciascuna seguendo il suo ritmo proprio, costituiscono la trama della nostra storia individuale e collettiva e del suo inserimento nel tempo. La terza temporalità, finalmente, era quella degli eventi, degli eventi quotidiani, quel che sia la loro importanza, che noi riceviamo oggi nel momento stesso, attraverso i media che fanno circolare l'informazione, perché nel passato queste notizie, l'informazione sugli eventi circolava e si diffondeva molto più lentamente secondo la loro importanza. Brodel aveva fatto un posto a parte nel suo schedario documentario e nel suo libro alla diffusione nelle città principali europee di due notizie importanti come l'abbandono dall'assedio di Malta degli ottomani nel settembre 65 e poi quello della vittoria di Lepanto all'inizio del 1571. Invece Piero Sardella, un immigrato antifascista veneziano rifugiato in Francia negli anni 30 e diventato l'allievo di Lucien Febvre, aveva utilizzato i diari di Marin Sanudo, che aveva registrato fedelmente, lui era al centro del potere, l'arrivo a Venezia delle grandi notizie politiche e militari, per stabilire una carta geografica una carta delle velocità della circolazione delle notizie in direzione di una città che era all'inizio del Cinquecento ciò che possiamo chiamare un vero hub della circolazione dell'informazione. Tutte queste notizie del quotidiano hanno un punto in comune, occupano la parte anteriore della scena di fronte al pubblico, ma la maggioranza di queste notizie saranno rapidamente dimenticate dopo aver attratto per un momento l'attenzione di tutti. I nostri giornali finiscono fra i rifiuti rapidamente, non li conserviamo e dimentichiamo i loro contenuti. Le vere notizie, quelle che sono importanti, non sono automaticamente quelle che sono state le più diffuse all'epoca, sono state queste quelle che avranno delle conseguenze durevoli, che avranno dei figli, come diceva Brodel, e d'altra parte ha ripreso spesso l'immagine di queste luci che aveva visto attraversare il cielo nello stato brasiliano di Bahia durante la notte e che si spegnevano prima di aver raggiunto la terra, dicendo di queste luci si abbaiano, però non illuminano niente,
non abbiamo il tempo di vederli. Poter aveva così inaugurato e una vera innovazione, non soltanto la definizione, questa è la distinzione dei tre temporalità e potenzialmente di molte forme di altre lunghe durate. Lui inaugurava la pratica di una storia vista da vari punti di vista, una formulazione che è stata ripresa sotto un'altra forma a metà degli anni 70 in Italia dalla nuova squadra dirigente dei quadri storici, e questa moltiplicazione dei punti di vista permetteva di analizzare e di capire vari livelli o vari aspetti differenti del passato, senza dimenticare però che non si deve dimenticare mai l'esistenza degli altri livelli. La sola cosa che conta cioè, è la somma dei punti di vista. E tutte le critiche fatte a Baudelaire cose dicendo ma avrebbe potuto presentare le sue tre parti nell'ordine inverso, o avrebbe potuto eliminare gli eventi, sono degli errori. E questa ripetizione da parte di Brodel, lui si è difeso contro i malintesi che poteva provare la lettura del suo libro, la più tenace, la più spesso ripresa ancora ormai pure in Italia, e di avere proposto e difeso il progetto di una storia immobile, mentre si tratta per lui soltanto di un livello di storia fra altri, distinto dalle altre, ma sempre quasi immobile. La parola quasi è la più importante che la parola immobile, e il cui movimento è soltanto apparente, è soltanto più lento, più difficile da percepire, ma esiste sempre. La lentezza non significa nel movimento, non significa l'immobilità. Lui stesso aveva posto la domanda nella prima parte del suo libro sulla parte dell'ambiente, del milieu, domanda: è possibile scrivere una storia del clima? Cioè una storia che non sarebbe soltanto una lunga e inutile enumerazione di eventi climatici eccezionali, ma una storia che sarebbe fondata su delle serie di documenti, serie scientifiche di documenti, e che darebbero la possibilità di formulare delle conclusioni su prima uno o un altro, i vari fattori del clima, la temperatura, la pluviosità, la frequenza delle regolarità o delle irregolarità, i periodi di ghiaccio, le variazioni del livello del mare. Questa storia che lui non aveva il tempo di realizzare, perché aveva altri impegni, è stata scritta dalle generazioni dopo di lui, dalla Durin Francia e da gruppi di ricercatori in molti paesi del mondo, che hanno identificato le fonti e costituito delle serie numerose che coprono oggi gli ultimi due millenni e che sta facendo progressi a monte prima di Cristo. Devo dire che ciò che ho ricordato adesso l'avrei dovuto sapere in questo mese di novembre del 58, lo scoperto dopo, e non ho conservato un ricordo preciso del discorso di Brodel questo giorno, il cui oggetto era di proporre un bilancio delle ricerche in scienze umane e sociali e di illustrare alcune delle piste che lui identificava e raccomandava
per assicurare loro, permettere lo sviluppo di queste discipline. Senso, non mi sbaglio se penso che lui aveva unificato, mettiamo, aveva cercato di riassumere i suoi argomenti e le sue conclusioni, già anticipate, in due articoli che aveva pubblicato l'uno dopo l'altro nelle Annali. L'uno era la parte scienze umane della relazione sulla ricerca scientifica in Francia. Era stata richiesta dal commissariato generale alla pianificazione per scrivere il prossimo piano economico di 4 anni. Il secondo, dunque, l'autorità politica aveva da appoggiare e da prendere decisioni. Il secondo, invece, più interna alla nostra comunità, si chiamava intitolato Storia sociale, storia e scienze sociali, la lunga durata, che era appena stato pubblicato, che infatti era un discorso programma per il suo mandato di presidenza della stessa sessione, di cui sapeva ormai che avrebbe, si sarebbe terminato, quel che sia, poteva accadere al più tardi nel 1972. Nel 1958 aveva ancora di fronte a sé 14 anni di potere per realizzare tutto ciò, almeno una parte di ciò che voleva realizzare. Questo programma lui sperava, e per questo aveva accettato questo impegno, di associare la normale superiore come istituzione prestigiosa, anche lei al di fuori del quadro universitario. Si facevano dei corsi ai seminari e alle scuole, dove gli esami si facevano all'università, alla Sorbonne. E lui stesso, che non era un normalista, lui voleva attrarre giovani ricercatori, uscendo che all'uscita dell'école normale avrebbero raggiunto il suo corpo. Non a caso, negli anni seguenti, nei 3-4 anni dopo, i quattro colpevoli dell'iniziativa sono stati eletti alla sesta sessione. Non è un'ironia, ma c'è una logica. Tutto ciò sarebbe passato sopra la mia testa, perché all'epoca non capivo le poste in gioco, ma fui impressionato dalla sicurezza, dalla confidenza in se stesso di quest'uomo che vedevo per la prima volta e che ci esponeva un progetto così ambizioso, senza nessun appunto, nessun testo di fronte a sé da guardare, e senza esitare mai. Per un momento, e lì il vero caso che non mi aspettavo, il momento decisivo di questa giornata, al quale non mi aspettavo per niente, fu che alla fine della conferenza il direttore della normale decise di riunire una piccola decina di allievi storici e geografi per presentarci al maestro. Avevamo 2 minuti ognuno per riassumere a lui i nostri progetti di lavoro. Gli disse qualche parola sul mio interesse per l'impero ottomano. La risposta fu immediata: chiamare la mia segretaria e prendere un appuntamento. 3 o 4 settimane più tardi uscivo dal suo ufficio, dopo essermi visto proporre di fare sotto la sua direzione effettiva, non legale, perché come professore al Collège de France non aveva il diritto, nel senso, di dirigere un diploma dell'università, dunque realizzare sotto la sua direzione il diploma del 4° anno dell'università.
con una ricerca sul commercio dell'Urano nel Mediterraneo e il secondo anno del, della seconda metà del Cinquecento, visto due punti di osservazione, due porti di importanza differente e complementare, Venezia e Ragusa, Dubrovnik. Con un piano preciso, tutto, aveva deciso tutto, con 4 mesi di lavoro negli archivi di queste due città, un soggiorno a Istanbul, una settimana in Grecia, e per finanziare il tutto, in complemento del mio piccolo stipendio di normalista, una borsa di 2 mesi a Venezia, data dalla Fondazione Cini. Non potevo rifiutare, evidentemente. Chiedo soltanto, le chiede, ma lei mi ritiene capace di realizzare questo piano? Non ho mai fatto niente così e non ho le competenze. La sua risposta fu quella immediata. Bon, tocca, quello che mi ha dato del tutto, tocca trovare la soluzione. E mi trovavo precipitato in un mondo che ignoravo totalmente. Lui ha organizzato tutti i contatti umani necessari, Ugo Tucci all'Archivio di Stato di Venezia, Gaeta Scosti alla Fondazione Cini, tenenti che oscillava fra Parigi e Venezia, un gruppo di giovani assistenti di Giorgio Cialic a Belgrado, Novi Sad e Sarajevo, che passavano tutta la parte dell'estate a Dubrovnik fra spiagge e archivi. L'istituto di Merluci Varkan a Istanbul, che venne a fare un soggiorno di 2 o 3 mesi a Parigi durante i quali posso aiutare a tradurre 2 articoli del turco al francese. Modella aveva un po' scelto con me la tecnica del professore di natazione di nuoto, che buttano i loro allievi nell'acqua della parte più profonda della piscina, chiedendo a loro di uscirne da soli per farli superare la loro paura dell'acqua. E aveva affidato a Ruggero Romano il ruolo del maestro di natazione. L'esperienza fu appassionante. Ho mobilitato le mie conoscenze di latino per imparare e comprendere l'italiano misto di veneziano, dei registri interi dell'ufficio dei biavi della signoria e dai documenti del Museo Correr, e ho imparato a trovare la soluzione da solo. E dopo 18 mesi di lavoro quotidiano, veramente niente vacanze e tempo pieno, il mio libro era terminato. Non so se l'esperienza era stato un successo, però una cosa era sicura per me: ero diventato uno storico e non immaginavo ormai nessun altro futuro che la ricerca negli archivi, e l'Italia moderna sarebbe stato il mio terreno di preferenza per un'Italia vista come luogo di accesso all'insieme del Mediterraneo per il momento. Rimaneva da fare la seconda scelta, perché così ho risposto alla domanda fatta a me ieri: come si diventa uno storico? Poi come si diventa uno storico del Sud? Lì era una seconda scelta da fare. Il problema si è posto 4 anni dopo, perché c'era il concorso della cattedra liceale. C'è stato un anno completo di ricerca libera concessa dalla normale, c'è stato anche 16 mesi di servizio di leva e qualche mese di insegnamento, pochi, in un liceo. Ancora lì il ruolo di modello è stato decisivo. Prima, cioè, Venezia basta, sono tanti gente che studiano a Venezia. Non sarai sempre prigioniero di frontiere, di gelosie, eccetera, eccetera. Bisogna scegliere un altro punto di osservazione del Mediterraneo. Carmelo Traselli gli aveva segnalato, che aveva preso contatto con lui 3 anni prima, gli aveva segnalato l'importanza
degli archivi siciliani, dove nessuno veniva a studiare. Lui era superintendente degli archivi della Sicilia, dunque era un vero archivista di professione, faceva parte della rete di economia e storia della rivista di Amintore Fanfani. Dunque la Sicilia è al centro del Mediterraneo e non più Venezia al fondo dell'Adriatico, fra nord, al centro vero fra nord e sud e fra est e ovest, più negli archivi di una grande ricchezza, una persona per servirmi di guida che Carmelo Traselli, un mondo da scoprire senza la minima competizione, una isola, una società rurale era importante, non limitarsi a livello di commercio internazionale a lunga distanza, ma tenere conto che fra il 75 e l'80% della popolazione erano dei contadini, dunque una società rurale inserita in tutti i circuiti del commercio mediterraneo, a breve come a lunga distanza. Cioè una possibilità di storia totale, come si diceva all'epoca. I due anni che ho, 64-66, che ho passato sul posto, bon, questa era una garanzia, e si poteva pensare a delle possibilità di continuare con l'aiuto del CNRS. Infatti c'era una scommessa da vincere sul posto, toccava a me di giocare la mia parte. Bon, non sapevo niente della Sicilia, avevo con me due libri, uno di letteratura comparata, scritta al dottorato di Hélène Tuzet sui viaggiatori stranieri nel sud Italia e in Sicilia, soprattutto nel Settecento, un altro volume sul periodo romantico, e poi un libro originale di una geografa, René Rochefort, sul lavoro in Sicilia, una ricerca su cosa significava nella Sicilia del dopoguerra lavorare, quel tipo di lavoro per chi e per chi e come. Evidentemente era stata una ricerca che l'aveva fatto criticare dalla maggioranza dei geografi, dicendo questo è un libro di sociologia, non un libro di geografia, non importa. Ma poi avevo una raccomandazione per Bruno Lavagnini, che è specialista della Grecia bizantina, amico di André Guillou, che era il segretario generale dell'École française d'Europe. Non ne sapevo niente, l'ho scoperto rapidamente arrivando, che il momento per arrivare in Sicilia era il momento giusto. La regione era completamente al di fuori della ricerca, nello stesso tempo nazionale e internazionale, al di fuori di due settori principali: l'archeologia della Magna Grecia, dunque del sud, più ancora che l'archeologia del mondo romano, con dei personaggi di grande importanza, Bernabò Brera, che aveva organizzato tutto il sistema dei musei, Vincenzo Tusa per la Sicilia occidentale, persone come i francesi, come Jean Vallée e Villard, che scavavano a Megara Iblea, al nord di Siracusa, da più di 20 anni, e poi le grandi settimane di Taranto, dove tutti i specialisti della Magna Grecia si riunivano una volta all'anno, che erano state create qualche anno prima. E poi c'era un'altra rete, di cui si parla di meno, però che era molto reale, la rete dei paesi della Corona d'Aragona per il Medioevo.
la Sicilia era largamente ignorata dai storici modernisti italiani e stranieri, cioè europei. I dibattiti locali erano concentrati sul Risorgimento, sull'unità, sulla questione meridionale, sui problemi del Mezzogiorno, tutti i temi di cui percepivo l'importanza e nei quali, però nei quali non volevo entrare. L'accoglienza fu di una estrema gentilezza, archivi, biblioteca comunale, biblioteca nazionale, la cui direttrice aveva accolto Brodel all'inizio degli anni 30 e pensava ancora a lui. All'università il solo Virgilio Titone, storico della stampa adesso, però anche lui di una disponibilità enorme. Lì fuori di loro, pochissimi erano quelli che conoscevano veramente il nome di Brodel, e poi dopo questo nucleo iniziale si allargò rapidamente un piccolo numero di nuovi amici che sono rimasti i miei amici per tutta la vita. Ero solo nella sala di studio dell'Archivio di Stato di Palermo ebbi la possibilità di lavorare così tranquillo, di ordinare dei microfilm che mi permettevano di lavorare anche il pomeriggio perché gli archivi erano aperti soltanto in tutta Italia di mattina. Vivevo in famiglia, allora italiano, nessuna colonia francese per servire di costituire uno schermo, una frontiera, una barriera fra me e la popolazione locale. I miei figli rapidamente avevano imparato tutte le parolacce dell'italiano all'asilo infantile dove andavano a scuola. Il solo limite era la lunghezza del viaggio, già in Sicilia era lungo, e mi sono concentrato sulla Sicilia occidentale che ho visitato sistematicamente in questi due anni, passato due volte una settimana a Siracusa, fatto un soggiorno a Malta avec Alberto Zenenti, due brevi visite a Trapani e Agrigento. Questi due anni sono passati molto rapidamente, però mi hanno permesso di sentirmi a casa in Sicilia occidentale. Per fortuna il dopo era quasi a fare, almeno assicurato, per un periodo di incertezza, quando si occupa dei posti provvisori. Avevo ottenuto di passare due anni di ricerca a tempo pieno in Spagna, l'istituzione omologa dell'École Française de Rome, la casa di Velázquez, due anni divise fra Madrid, archivio, creato l'archivio, il primo archivio centrale dello Stato creato da Filippo II, Madrid era l'archivio generale dello Stato, che Simancas, il vecchio archivio, quello creato da Filippo II, a 10 km da Valladolid, in un castello abbandonato, che era un punto di passaggio obbligato dove Brodel e Federico Chabot si erano conosciuti, erano diventati amici. Prima della guerra civile. Comunque la Spagna significava un'altra Sicilia, cioè una Sicilia vista e amministrata da lontano, però con forte grande quantità di informazione. E poi la Sicilia aveva un'altra sicurezza. Il fatto di avere identificato e convinto un altro ricercatore di tre anni più giovane di me, un medievalista, Henri Bresch, che avevo tentato e convinto di venire a lavorare sulla Sicilia medievale e che prese un modo la mia successione nel 67, un anno dopo la,
la mia partenza e poi evidentemente quando torno a, dopo il mio ritorno a Napoli nel 68 fino al 72 abbiamo potuto lavorare insieme a una storia più lunga e coerente, medioevo più età moderna. Ci siamo fatti, messo in comune i nostri amici e partner scientifici, abbiamo preso nuovi contatti. Dunque mettiamo man mano si allargava, potevamo allargare la rete dei contatti necessari sul posto e inserirci meglio nella realtà locale. Però nello stesso periodo ciò che è interessante vedere come le cose hanno delle evoluzioni parallele, molti cambiamenti intervenivano nel contesto intellettuale e mi diventavano più chiari a partire del 68 quando torno a Napoli questa volta per 4 anni. Napoli era un altro sud, una sorta di capitale del sud, era una grande città universitaria con dei professori di primo piano, Giuseppe Galasso, Pasquale Villani, degli archivi di una ricchezza favolosa, malgrado tutto ciò che si diceva delle conseguenze dei bombardamenti, della fine della guerra, e un archivio diretto con grande autorità da Iole Mazzolini, che aveva intorno a sé una squadra dinamica di più giovani archivisti che conoscevano parte perfettamente le risorse dei fondi che ufficialmente non erano inventoriati, però loro avevano il loro schedario personale, potevano informare i ricercatori. C'era anche lì l'Istituto Croce con i suoi borsisti e i suoi professori italiani stranieri invitati a fare delle lezioni. Dunque una dinamica molto diversa di ciò che avevo trovato a Palermo. E sono da questi anni napoletani che datano molte novità che mi hanno permesso di allargare la mia conoscenza del sud. Prima, il fatto di trovare a Napoli dei seminari informali organizzati da Pasquale Villani a casa di Aurelio Lepre con dei dottorandi, o dei post dottorandi, si parlava ancora di questo titolo, cioè dove ho conosciuto gli ex studenti di Pasquale Villani a Bari e i suoi nuovi studenti napoletani. Importante perché c'era un'occasione di fare ogni 2 settimane un vero seminario e di scoprire delle ricerche che si facevano. Secondo esempio, questa seconda serie di iniziative, quelle prese nello stesso periodo, questa volta da Messina e soprattutto all'inizio da Rosalba Davico, sia col gruppo degli ex allievi di Rosario Villari, che rimaneva una figura tutelare lì, e con tutta la squadra di Luigi Lombardo Satriani. Dunque che apriva la porta a una collaborazione dei contatti con gli antropologi. Terza iniziativa, l'archeologia medievale, introdotto nello stesso momento, sesto anno, settanta, a Napoli da De Logu e da Palermo con l'appoggio della Scuola Francese di Roma e della stessa sessione responsabile, l'idea veniva da Henri Bresque e la responsabilità di far funzionare la cosa sul piano amministrativo finanziario fu la mia, cioè introdurre una collaborazione con un gruppo di giovani ricercatori che imparavano l'archeologia
e imparavano le tecniche di punta dalla ricerca archeologica della corruzione, cioè un rapporto completamente diverso con lo scavo, cioè lo scavo come creazione di un archivio. Ecco la differenza, che si può sempre tornare in archivio per rileggere il documento, uno scavo finito non si può rifare, è un'occasione perduta, e cambia il rapporto col documento. Infatti erano gli elementi progressivi, erano il cambiamento progressivo ma decisivo nel funzionamento concreto nella nostra vita scientifica individuale e collettiva. Erano le prime tappe di una circolazione delle idee, di una migliore circolazione delle idee delle persone, di un migliore equilibrio dei scambi, di un riconoscimento rinforzato e di una mobilizzazione, anche lei rinforzata, delle risorse umane e documentario dell'Italia, del sud dell'Italia meridionale. È un cambio che ho avuto la fortuna di vivere in modo quotidiano, al contatto con dal basso e al contatto con le realtà della regione. E l'avevo riassunto nella recensione che avevo scritto del libro di Giuseppe Pagliarasso sulla Calabria del Cinquecento per le Annales. Iniziamo dicendo: il lettore francese di Goubert, di René Berrel, di Emmanuel Leroy Ladurie si ritroverà a casa sua nella Calabria di Giuseppe Galasso. Dunque, la frontiera fra due storiografie, ciò che avrebbe potuto costituire la frontiera, era superata. E si poteva attraversare questa frontiera nelle due direzioni e stabilire dei confronti. Questo era importante e non era possibile, non era possibile prima. I miei anni romani, dopo gli anni 72 e 76, mi hanno permesso di continuare e di osservare e di partecipare anche in questi cambiamenti, con per esempio tutto ciò che citato prima continuato, però ci sono state nuove iniziative. La prima è stata la partecipazione attiva della ricerca italiana settentrionale e meridionale, nella sua totalità, alla vita scientifica nazionale e internazionale, nei campi come la demografia storica, la storia economica, l'antropologia storica e tanti altri, la filologia medievale pure, eccetera, eccetera. Poi nuove iniziative sono state prese dal sud per creare dei poli di ricerca e di insegnamento, originale. Faccio due esempi. Per esempio Gabriele De Rosa, che ho avuto la possibilità di conoscere a Roma, aveva creato questo centro a Potenza, parallelo a quello che aveva nel Veneto, per lo studio della vita religiosa, e ci siamo riuniti a Potenza, abbiamo potuto elaborare un programma di studio del funzionamento dell'anno santo del 1175, che fu veramente un'occasione di un pellegrinaggio mondiale, che mi ha cambiato la frequentazione dell'anno santo, eccetera, eccetera. Tutta una serie di problemi che non conoscevo, però che mi sembrano importanti. E poi evidentemente, secondo un'iniziativa essenziale, è stata la creazione dell'Università della Calabria, di cui ho avuto la fortuna di seguire non i primi anni esattamente, però rapidamente, la realizzazione, e di seguire il posto che l'Università ha preso, si è occupato sul piano regionale, nazionale, internazionale,
nell'insegnamento, nella ricerca, nella vita intellettuale. E di qui vorrei evocare tutti, alcuni di quelli e quelle che fra gli insegnanti venuti di tutti gli orizzonti, quelli e quelle che ho conosciuto e che si hanno lasciato troppo presto a un Massario, Augustin Borelli, Lucio Ordine, Filippo Borgarella, Giovanni Arrighi, tutti gli amici, tutti i contatti presi grazie all'Università della Calabria. E questo l'ultimo nome che mi permette di ricordare quello di Immanuel Wallerstein e il colloquio del 1968. La mia memoria era sbagliata, era 1977. Immanuel, Giovanni Arrighi, appoggiati sul posto da Marcia, hanno fatto uno sforzo fondamentale per insegnarci a pensare i problemi a scala del mondo e dunque di tutti i sud, o qualche esitazione con la formula di sud globale, preferisco la diversità, ci hanno insegnato a liberarci anche dei vecchi dibattiti sul mezzogiorno e la questione meridionale, che non erano passati di moda, non è più, era più un livello fondamentale per far progredire la ricerca. Questa evocazione non si chiude completamente con la mia partenza e ritorno a Parigi per occupare due posti, quello di direttore d'études insegnante a ciò che era diventato l'École des hautes études en sciences sociales nel 1975, e questa responsabilità di numero 2, 3, più poi dopo di numero 2, poi dopo di numero 1 della Fondazione Maison des Sciences de l'Homme, una istituzione del tutto nuova che apriva delle altre possibilità, ambizione, la possibilità, nessuna tradizione, dunque la possibilità di fare tutto senza chiedere il permesso di nessuno, tranne di dimostrare che ciò che proponevano non si faceva, non era fatto già da altri, e era la condizione per trovare dei finanziamenti. E lì è stata evidentemente la dimensione internazionale, europea prima, europea occidentale e orientale, poi mondiale, con dei programmi con l'India, con la Cina, con il Brasile, eccetera, eccetera, che ha cambiato evidentemente la mia visione del mondo e al quale ho dedicato molto tempo e da cui devo dire che ho imparato molto. Vito ha avuto la ragione di ricordare che una delle mie abitudini, non so se è una qualità, ascolto sempre prima di entrare nella discussione e cerco di capire ciò che mi viene spiegato di nuovo. Però non vuol dire che ho dimenticato sia la Sicilia, sia tutti, la mia rete, la rete di amici italiani al nord e al sud. Devo dire che sono stato felice di vedere che, venivo invitato nei progetti per dei progetti, convegni, incontri vari, dove partecipano insieme ricercatori del nord e ricercatori del sud. Sembrava, con l'impressione di poterlo
lavorato parallelamente sull'Italia settentrionale, che mi consideravano come uno che poteva parlare di tutti e due insieme, ma non importa. Non ho dimenticato il sud d'Italia, rimane la mia casa, rimane il luogo dove mi sento più a casa, e di tutto questo vi sono molto grato. Il debito verso di voi, verso il vostro mondo, rimane un debito enorme che non posso mai ripagare. Grazie. Abbiamo nel corso di tutta questa storia, stiamo prendendo 50 lotti. Grazie veramente. Allora io pregherei i componenti della commissione di raggiungerci qui. Allora, bene, il candidato che festeggiate qua, con i poteri conferitemi dalla legge dal magnifico rettore dell'Università della Calabria, vista la nota della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del 21 marzo del 23, preso atto delle laudazioni dei professori Marta Petrusevici e Vito Teti, e anche della strepitosa lectio magistralis tenuta dal professor Aymar, infine in considerazione anche del parere unanime, e non poteva essere che tale, più che unanime, della commissione, ma penso anche del collegio di dipartimento e del dottorato, le conferisco il titolo di dottore, il titolo di dottore honoris causa in politica, cultura e sviluppo, e assieme al direttore le diamo la pergamena già incorniciata, quindi sarà un problema forse per l'aereo, ma no. Facciamo vedere la pergamena come si fa con gli Oscar. Grazie a tutte e a tutti gli ospiti, gli amici, i colleghi, i dottorandi, studenti che sono stati con noi questa mattina ricca, ce ne torniamo a casa migliore. Grazie. Mi permetto di aggiungere un ringraziamento personale pieno di emozioni. Grazie.